Ridiamo di nuovo la parola al professor Cencetti per illustrare, diciamo adesso in modo più specifico, quali sono le problematiche che si generano nel caso delle dighe, degli invasi come quelli che sono disseminati lungo il Tevere, per esempio, e come questo poi si relazioni al deficit di sedimenti alla foce e quindi al fenomeno dell'erosione. Come risposta, volevo dire solamente che non vorrei aver fatto la figura del negazionista, ci mancherebbe altro. Come geologo devo però chiarire una cosa. Noi siamo abituati a vedere i cambiamenti in tempi geologici. Io parlo di cambiamento climatico quando a Pietrafitta o a Bastardo, che sono due zone dell'Umbria, trovo fossili dei rinoceronti e degli elefanti, che sono di 500.000 anni fa. Allora parlo di cambiamento climatico. Ancora non siamo arrivati a questo sicuramente. C'è un fatto impressionante e che non può essere negato dai negazionisti: la rapidità col quale certe variazioni stanno avvenendo. Variazioni meteorologiche che geologicamente quindi ci sono sempre state. Sono sempre state delle fluttuazioni climatiche, senza andare a finire alle glaciazioni, ma ci sono stati periodi più freddi e periodi più caldi. Anche nel nostro territorio un tempo c'erano elefanti e ippopotami, però 500.000 anni fa. Quindi il clima è cambiato nel tempo e non dobbiamo meravigliarci che cambi. Il problema, questo sì, è il fatto che sta avvenendo in maniera molto rapida e quindi lo zampino dell'uomo è inevitabile che ci sia. Io volevo solamente dire che molto spesso, purtroppo, i cambiamenti climatici vengono utilizzati come armi. Cioè, ci sono le catastrofi naturali, colpa ai cambiamenti climatici. No, cavolo, non è colpa ai cambiamenti climatici, è colpa dell'uomo spesso, che stravolge il territorio nel modo in cui abbiamo detto. Ora io cercherò di farvi vedere, mi dispiace annoiarvi ancora, nel senso che questa è una presentazione che avrebbe dovuto fare Paolo Tacconi, che è un professore, è stato il mio professore, il mio mentore, ora è in pensione, e avrebbe dovuto venire da Firenze, ma non ha potuto per motivi logistici proprio, quindi mi ha pregato di illustrare questa che era in pratica la sua presentazione. Noi sul Tevere abbiamo studiato abbastanza, soprattutto naturalmente io sono di Perugia, quindi la parte dell'alta e media Valtellina. Questo lavoro è del 91, quindi per darvi un'idea del periodo in cui ci stiamo studiando, in cui abbiamo studiato la dinamica fluviale del Tevere e a valle della diga di Monte d'Oglio, come secondo noi sarebbe stata stravolta, e infatti è stata stravolta la dinamica fluviale del Tevere dopo l'esercizio della diga di Monte d'Oglio, con tutti i problemi che abbiamo visto prima. Il risultato ha messo in luce che c'è un deficit sedimentario all'interno del Tevere che è stato accentuato dalla massiccia attività di estrazione di inerti lungo l'Abio che è avvenuta fino alle soglie del 2000, e la possibilità di accentuazione di questo deficit sedimentario a causa dell'effetto d'acqua della diga di Monte d'Oglio, questo senz'altro. Poi fino ad arrivare ai lavori più recenti, questo è del, scusate, non è 91, è 2001, ho sbagliato io, i corpi dei ciclopiali sono stati monitorati in accordo con la direttiva acque 2060 CE, che per la prima volta ha messo i caratteri morfologici come indizio della qualità dei corsi d'acqua. Questa è stata una conquista direi enorme a livello europeo da parte nostra, cioè accanto ai parametri chimici, quindi di qualità delle acque dal punto di vista chimico, ha messo la qualità delle acque dal punto di vista della qualità del fiume riguardo alla sua funzionalità, quindi ai processi erosivi, di trasporto e sedimentazione che avvengono, se sono squilibrati rispetto a... E arrivo al dunque, che è quello che più ci interessa, cioè nel 2015 l'autorità di bacino del Tevere insieme alla regione Umbria e la regione Lazio hanno promosso uno studio di fattibilità di un bypass sedimentario. Cosa significa? Quella che vedete è la diga di Corbara, che si trova appunto vicino a Orvieto. Beh, la diga di Corbara crea quell'effetto trappola di cui abbiamo parlato, di sedimenti. Da qui l'idea,
dato che il Tevere a Valle di Corbara ha forti problemi di erosione e questi problemi di erosione si ripercuotono fino alla foce con il mancato rifacimento dei litorali, perché non fare uno studio di dinamica fluviale a monte di Corbara e vedere se effettivamente c'è la possibilità che questo materiale possa essere fatto possa bypassare la diga di Corbara, quindi togliere l'effetto trappola della diga di Corbara e tramite un canale di derivazione fatto confluire a Valle di Corbara, in modo da garantire il ripascimento in parte, perlomeno dei litorali. Quello che ci è stato commissionato, quindi, ma commissionato è una parola brutta perché abbiamo fatto un progetto di ricerca su questo, è stato proprio il valutare quanti e che tipo di materiali andavano a finire in Corbara e quindi potevano in qualche modo essere derivati. Il tutto è stato fatto quindi all'interno di un sistema integrato di controllo dell'erosione diffusa e di trasporto solido nel bacino del fiume Tevere, questo era il titolo del progetto, promosso dall'autorità di bacino del fiume Tevere, oggi autorità di distretto dell'Italia centrale, con l'obiettivo prioritario di trovare le cause e quindi anche i rimedi per l'erosione dell'alveo nel tratto finale e nella costa prospiciente la foce del Tevere. Quali erano gli obiettivi specifici del progetto di bypass sedimentario? Definizione del tipo, del volume, della distribuzione dei sedimenti, distribuzione gravimetrica, cioè le dimensioni dei sedimenti, con il loro grado di inquinamento, che ovviamente era importante, e due, valutazione dell'effetto trappola del nodo, perché si chiama nodo, perché esistono due dighe, Corbara e Alviano, quindi molto vicine l'una all'altra. E prima ipotesi sulla fattibilità del bypass, compatibili con i risultati. Questa è un po' una schematizzazione di quello che è il nodo di Corbara Alviano. Vedete a sinistra, vi dicevo, la diga di Monte d'Oglio, siamo nell'alta Val di Verina, in provincia di Arezzo, il nodo di Corbara e Alviano, con le due dighe e in mezzo il fiume Paglia che va a confluire vicino al Vieto, e poi giù fino alla foce la diga di San Vitello, di Liberato, la traversa di Ponte Felice, di Nazzano, quella di Castel Giubileo, fino ad arrivare alla foce. La cosa interessante è che, non potete leggere chiaramente, ve lo dico io, i principali componenti del nodo sono quelli che vedete, cioè il Tevere a monte dell'invaso di Corbara, la diga di Corbara, il fiume Paglia in mezzo, l'invaso di Alviano e il fiume Tevere a valle. E noi abbiamo schematizzato la nostra analisi mediante questi cinque elementi. La diga di Corbara è una diga alta, non vedo neanche io, 32 metri e, cosa più importante, ha 198 milioni di metri cubi di invaso come capacità. La diga di Alviano è molto più piccola, la diga di Alviano ha 12 milioni di metri cubi, quindi contro 198 mila, questo secondo la sua capacità iniziale. Sono numeri che ci interesseranno dopo, vediamo. Cosa abbiamo fatto noi? Quali erano le principali necessità conoscitive? Capire cosa succede al Tevere a monte dell'invaso di Corbara, individuare quindi i caratteri morfologico-sedimentari, quelli di prima, e le granulometrie, la quantità di trasporto solido che può arrivare, compresi la sostanza organica e il materiale di flottazione, essenzialmente vegetazione. Nell'invaso di Corbara capire quant'era lo spessore dei depositi, perché da quando è stata fatta la diga di Corbara, la diga è stata riempita dal materiale. È una misura del trasporto solido, se ci pensate, mediata nel tempo. Se io so qual era lo stato della diga di Corbara nel momento in cui è stato sbarrato e valuto adesso la batimetria del lago, vedo qual è la differenza e quindi con i modelli sistemi informativi geografici, GIS, software specifici e tal'altro, posso riuscire a capire, facendo una differenza di volumi, quant'è lo spessore dei sedimenti e quello chi l'ha portato, il Tevere, per forza. Il fiume Paglia, la confluenza con il Tevere, anche qui tipiche granulometrie, quantità medie del trasporto solido, l'invaso di Alviano, abbiamo fatto lo stesso lavoro per Corbara, e poi a Valle di Alviano, la stessa analisi di dinamica fluviale. Bene, il progetto di bypass è stato ideato in modo che fosse scientificamente corretto dal punto di vista della vegetazione e attuabile soprattutto con il limitato budget che c'era a disposizione. Quali sono stati i principali campi di interesse? Qui li elenco, ora ve lo dico. Vabbè, andiamo avanti. La ricerca storica recente. Abbiamo fatto una ricerca storica per vedere
abbiamo esaminato tutti i rilievi, non è stato facile averli dall'Enel, devo essere sincero, però ce l'hanno dati, dobbiamo dirlo, quindi il progetto originale di Corbara, quella è la situazione intonsa del territorio prima della diga di Corbara. Abbiamo fatto un modello digitale del terreno, l'abbiamo fatto ora con le batimetrie che abbiamo avuto nel 2005, l'ultima batimetria che è stata fatta era quella del 2005, quindi relativamente recente, ma poi era l'ultima a disposizione, e fatta questa differenza di quello che abbiamo visto, quanto era lo spessore dei segmenti. Abbiamo utilizzato delle misure di trasporto solido che vedete lì dettagliate, che sono iniziate fin dalla fine dell'Ottocento e sono state prodotte fino agli anni 90, rilievi a terra e subacquei per prelevare campioni, questo è il materiale, che la strumentazione che abbiamo utilizzato, dei campionatori particolari, vedete i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma ci sono venuti in aiuto in questo e ci hanno aiutato nelle operazioni di campionamento. Abbiamo ubicato tutti i punti di campionamento sia di Corbara che di Albiana e abbiamo verificato, sono state estratte delle carote, che questi episodi di trasporto solido, ogni volta che il fiume arrivava a Corbara per un evento di piena, trasportava materiale e lì lo depositava, e queste bande nere e bianche rappresentano proprio questi eventi alluvionali. Le parti bianche sono quelle più sabbiose, quindi più grossolane, che corrispondono agli eventi di piena. Quelli nerastri sono le argille che decantavano nei momenti di calma, diciamo. E abbiamo fatto naturalmente due assunzioni. La prima, che i caratteri granulometrici, cioè di dimensioni dei sedimenti, si mantenessero per l'intero spessore sulla verticale campionata. Cioè noi abbiamo preso 2 metri di carota, più non potevamo andare col sommozzatore. E dobbiamo ammettere che su tutto lo spessore questi eventi si ripetano, questa è un'approssimazione lecita direi, e che la media di valori delle carote parziali prelevate in ogni settore rappresenta i caratteri dell'intero settore, cioè abbiamo campionato un punto, quel punto l'abbiamo considerato valido per un intorno dal punto di vista territoriale adeguato, altrimenti dovevamo forare come una groviera, non potevamo fare. Abbiamo analizzato il materiale dal punto di vista delle dimensioni. L'ARPA Umbria ci ha fatto le analisi chimiche per la qualità dei sedimenti. Bene, che cosa succede? Abbiamo redatto queste carte, vedete? Corbara a sinistra e a destra Alviano, le parti in blu sono quelle in cui c'è il maggior spessore di sedimenti. Quelle in bianco sono quelle dove lo spessore è minore. E vedete che il Tevere, che arriva da qui in pratica, depone subito una grossa quantità di materiale con uno spessore elevato, è quasi tutto blu, dopodiché andando verso valle si vede uno spessore maggiore lungo quel vermicello che rappresenta il vecchio alto del Tevere, che ovviamente era inciso, quindi lì ci sono più depositi, è come se ci fosse una buca, un canale ancora presente. Per Albiano la situazione è un po' diversa, vedete che in corrispondenza della diga abbiamo il maggior spessore dei sedimenti, cioè qui, e tutto il resto è una sorta di palude ormai, cioè Albiano si comporta oggi, tant'è che l'hanno declassato, non è più neanche una diga, non è più un invaso, è un canale d'acqua fluente, proprio perché è tutta completamente riempita ormai. Bene, una curiosità importante però, il volume in metri cubi che è stato invasato a Corbara corrisponde a 45 milioni, quasi 46, di metri cubi di materiale. Di questi, questa è la cosa più importante, circa il 7,52% è sabbia, che è quella che sarebbe utile per noi. Il resto, purtroppo, 39,29% è limo, materiale più fine, e addirittura il 52-49% è argilla, con cui non ci facciamo nulla purtroppo. A noi servono sabbie e ciotoli per le fasce dei litorali. Quindi vedete come già da questa prima, purtroppo il primo risultato è quello che vedete, cioè la sabbia è veramente poca, perché è funzione di quello che dicevamo prima, il fiume non trasporta più il fiume, non trasporta più, perché ha un deficit di trasporto solido enorme, anzi cerca di andarselo a prendere approfondendosi il canale, erodendo lateralmente, ma non ce la fa. E spesso, ripeto ancora, per opera dell'uomo. Ad Albiano la stessa situazione. Vedete che, vi ricordate quando era 12 milioni di metri cubi? Guardate, abbiamo trovato 10 milioni e mezzo di sedimenti,
questo vi fa capire che è quasi tutta riempita. E anche qui abbiamo trovato il 14,44% di sabbia e un 49,90%, quindi un 50 e un 35% di limone argilla. Quindi anche questa la situazione è abbastanza scoraggiante. Il trasporto solido del Tevere è quello che vedete, c'è un trasporto solido di fondo, cioè che si muove sul fondo dell'alveo, un trasporto in sospensione all'interno della massa d'acqua, il materiale più leggero, quello addirittura in flottazione che galleggia essenzialmente vegetali, e quello in soluzione, che ho messo tra virgolette perché non è un vero trasporto solido, sono le caratteristiche chimiche delle acque, quando noi diciamo acque dure, acque dolci, eccetera, perché le acque attraversano certe rocce e le sciolgono in parte, portano in soluzione i sali. Non è un caso che le acque del nostro Appennino sono tutte calcaree, hanno molto calcio, perché i monti da cui provengono le sorgenti sono monti calcaree. Quindi è un trasporto solido anche questo? I minerali sono disciolti all'interno dell'acqua, alcuni non lo considerano un trasporto solido. A rigore dovrebbe essere considerato tale, perché effettivamente i minerali provengono dalle rocce che sono attraversate dalle acque. In questo caso evidentemente non ci interessa e quindi l'abbiamo trascurato. La cosa più importante, guardate, è che a fronte del volume presente negli invasi che ci abbiamo definito, 41 a Corbara, 41 milioni di metri cubi, quasi 4 milioni di sabbia e 915 mila metri cubi di ghiaia e ciottoli, a monte di Corbara vedete come il trasporto medio anno in metri cubi all'anno, quindi il trasporto, è di argilla e limo 820 mila metri cubi. Prego. Posso fare una domanda, professore? Ma i pazienti che avete eseguito con i campionamenti, le carote di fondo, sono state l'unica fonte che avete usato per l'analisi di questa? Per l'analisi chimica, sì. Anche granulometrica. Anche granulometrica, ipotizzando, ripeto, che il comportamento che c'è stato negli ultimi anni fosse lo stesso per tutto lo spessore di sempre. Avete utilizzato il metodo sismico non ti permette di correlare le carote perché non aveva quella risoluzione. Il metodo sismico ti permette di calcolare lo spessore dei sedimenti, ma era inutile perché lo sapevamo, perché avevamo i progetti originali con le quote originali e ora avevamo la batimetria. Non è tempaggio che si creano, gli attori che si integrano nella sismica. Ah, non arrivano quel dettaglio. Stiamo parlando di millimetri o centimetri. Chiedo scusa, la discussione è sicuramente molto interessante, però rinvierei le domande al termine della presentazione, non voglio così interrompiamo invece il filo della discussione. Grazie. Ecco, la cosa più importante, insomma, è quella che vi dicevo prima, che i dati granulometrici e la presenza di grosse quantità di sostanza organica, quei livelli nerastri che vedevamo, erano pieni zeppi di sostanza organica, inducono a rinunciare a fare bypassare i sedimenti dragandoli da Corbara, per intenderci. Cioè non si può pensare a prendere il materiale di Corbara e portarlo qui verso la procedura, perché sarebbe qualcosa che stravolgerebbe completamente un equilibrio, e tanto più che, ripeto, la percentuale di sabbia è veramente buona. Quindi, considerato che il trasporto solido del paglia, che il tributario, viene veicolato verso valle anche nella condizione attuale, il bypass è utile solamente per trasportare il materiale che arriva a Corbara, non quello che c'è dentro, ma solamente quello, semmai, captarlo prima che arrivi a Corbara. Che cosa possiamo fare come considerazioni finali? L'alveo del Tevere a valle del Nodo, quindi a valle di Alviano, è un alveo ormai fisso nel senso che non ha una grossa mobilità planimetrica, soprattutto perché è stato fissato dalle opere di difesa spondale, e quindi è capace di trasportare l'eccesso di trasporto solido che eventualmente potrebbe essere prodotto dall'esercizio del bypass. Cosa significa? Che se io faccio questa derivazione, il fiume presenta una corrente che sarebbe capace di trasportarlo verso valle, verso la foce del Tevere. Non è proponibile, per quello che abbiamo detto, il recupero dei sedimenti presenti negli invasi di Corbara e Alviano, per la prima ragione è la forte presenza di sostanza organica. Il trasporto solido a Roma, che è stato calcolato tramite formule empiriche con portate idriche giornaliere,
C'è uno studio di Bersani e Moretti del 2008 che lo stima in 600.000 metri cubi all'anno, con un diametro medio che è intorno al mezzo millimetro, quindi dimensioni della sabbia. La componente grossolana che può essere recuperata dal nodo è di circa 83.000 metri cubi, quindi rispetto a quei 600.000 corrisponde circa il 14% del totale. Quindi il trasporto solido che arriva a Roma è 600.000 metri cubi, quello di Corbara è circa il 14%, in pratica è questo. E noi riteniamo che questo volume può essere significativo comunque per contribuire a contrastare l'erosione del fiume Tevere. E quindi potrebbe far bene, male non fa davvero, anche se la quantità, ripeto, non è quella che speravamo, è sicuramente abbastanza bassa. I vari tipi di trasporto solido che entrano nel nodo possono essere in che modo presi, gestiti. Per esempio si può pensare a un sistema di sedimentazione e raccolta della porta di aria e ciottoli, drenando quindi il Tevere a Monte di Corbara, e adeguando alcune cave che sono presenti oggi subito a Monte del Rivale. Un sistema di catture delle sabbie da inserire nel bypass tramite per esempio un tubo a vortice. Per farvi capire come è fatto il tubo a vortice, guardate, vi faccio vedere questa, è una stazione di misura del trasporto solido. L'acqua arriva dalla nostra direzione, incontrando quella canaletta che è disposta a 45 gradi, la sabbia entra dentro, il materiale grossolano cade all'interno di quella canaletta e si crea un sistema elicoidale, dato che ha una componente prevalente verso, vedete, una deviazione verso valle, per cui il materiale viene convogliato all'interno, qui non si vede perché la foto è scura, di una paratia che se noi alziamo permette di far transitare tutto il materiale grossolano. Questa è una stazione di misura del trasporto solido, quindi lì va a finire in una sorta di bilancia, poi con un nastro trasportatore il materiale viene rigettato in hangar. Nel nostro caso potrebbe essere catturato. Catturato in che modo? Il modo è questo, va a finire in una conduttura che potrebbe transitare e essere realizzata a fianco della strada statale che tuttora esiste, tutt'oggi esiste, e superare Corbara, e quindi essere immesso di nuovo nel Tevere a valle della diga di Corbara. Questo è in pratica. Quindi predisporre un sistema di cattura per il trasporto solido grossolano, compresa la flottazione, che dà fastidio, la vegetazione dà fastidio evidentemente, quindi dovrebbe essere in qualche modo presa, catturata e allontanata, limitare il bypass delle sabbie da monte a valle di Corbara, proprio perché il comportamento attuale e quindi anche quello futuro di Alviano è quello di un alveo fluviale con una sufficiente capacità di trasporto, quindi o basta che lo metto a Valle di Corbara, poi attraverso Alviano passa da solo, perché ormai Alviano è un fiume, non è più una diga. Utilizzare, e questa è una nota tecnica, per il bypass la portata attuale che esiste per il minimo vitale della diga di Corbara, catturata a monte dell'invaso e reinserita a valle di Corbara a monte dell'attuale turbina del minimo vitale. Cioè esiste oggi una piccola centrale idroelettrica a valle di Corbara che funziona con il minimo vitale come portata idrica che deve essere garantito per legge. Dopodiché dalla diga di Corbara c'è un'opera di adduzione che la porta alla centrale elettrica di Baschi, quella è la vera centrale idroelettrica di Corbara. Ecco, quello che si potrebbe fare è usare questa portata minima vitale per veicolare questo materiale. E questo è un po' lo schema, vedete la conduttura, questa chiaramente è Corbara, quella è la cattura a monte dell'invaso, questa è la conduttura e qui la turbina che potrebbe essere alimentata in modo da reinserire prima della confluenza con il fiume Paglia per inserire il materiale all'interno del... Ripeto, non è tanto, non è grandi cose, ma sicuramente male non farebbe al Tevere, questo è chiaro. Vi ringrazio.